Ciao, bentornate, bentornati in questo nuovo vlog. Ogni volta sono sempre molto emozionata e molto stranita perché ultimamente non sto facendo troppi video, ma durante il corso di questo vlog, che non so ancora quanto durerà, come, perché. Boh, non lo so, lo faccio, lo inizio e poi vediamo. Spiegherò un po' le motivazioni principali, anche se le potrete capire anche da voi senza che io ve le racconti, dal mio tono di voce, dalla mia condizione, si può capire che non sto proprio al 100% delle mie condizioni fisiche, però, sia per l'università. Perché sono un pochino giù di morale a livello proprio di motivazione, ma quella tornerà perché torna sempre. E vabbè, in più si è un po' aggiunta tutta una situazione fisica che mi ha molto molto debilitata e niente di grave assolutamente. Sono semplicemente un po' allergica e il mio corpo, che già ha avuto le sue difficoltà fin dalla nascita a livello di apparato oro-faringeo, niente, ne sta un po' risentendo più del dovuto. Quindi i miei nuovi amici sono questo e tanti altri, ma ora li lasceremo qua perché oggi è venerdì 10 maggio, sto andando a lezione e stranamente mi sono sistemata in maniera decente e non in tuta. Mi sono messa la magliettina bianca, questi pantaloni a fiori molto estivi, poi le mie scarpocce che sono rinate dopo la scorsa estate. Sono le 3:30. Stamattina sono andata in palestra, ho studiato prettamente le cose che faccio durante la mia giornata, non sono molte cambiate, sono quasi le stesse praticamente, anzi, questa aggiuntina molto piccola del fatto che sta iniziando la sessione di maggio di esami. Come sapete, noi abbiamo una sessione intermedia che però io personalmente sfrutto tantissimo, cioè per me la sessione di maggio è una specie di pre-sessione estiva praticamente, e la uso parecchio perché cerco sempre di dare il più che posso a maggio per poi togliermeli di estate. Quest'anno ci sto riuscendo così così, nel senso che poi vabbè, ve ne parlerò meglio stasera quando torno perché ora sono un po' di fretta, però diciamo che non sono riuscita a dare tutti gli esami che vorrei dare. Quindi oggi è venerdì, ho queste 3 ore di lezione alle quali tengo ad andare, anche se non sono comunque argomento d'esame, cioè non è l'esame che io darò, quindi non so neanche io perché ci sto andando, però vabbè, ormai ho deciso. Quindi vado, anche se sono già in ritardo perché sono le 3:40. Fantastico. Tornerò a casa e ci riaggiorneremo, vi racconto un po' cosa faccio stasera. Niente di che. Let's go. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Orario top. 18 e 16 siamo usciti, quindi benissimo, tre quarti d'ora prima. E niente, adesso vado a fare un giretto in centro perché devo prendere due cosette e poi si va a casetta. Sono tornata a casa,
sono le 7:30, 7:15 e via. E mi sono fermata appunto un attimo in centro, che ho preso un regalo per la festa della mamma. Ma silenzio, perché sarà domenica. E poi ho preso 2-3 cosine per me, che adesso vi faccio vedere, perché ho appoggiato qua. Ho preso questa molto in stile mio, con tutte le ciliegine, strettina, normale, come porto io di solito. Ho preso una canottierina semplicissima, con lo scollo a V, molto estiva, con l'effetto a cannetta, non so come lo chiamate, questo qui. Nera, proprio classica, la cercavo in realtà da un po' di tempo, anche da mettere sopra i jeans bianchi, cioè sta bene con tutto. E poi ho preso un vestitino che è un po' più complesso da mostrarvi, perché è nero, quindi non si capirà molto, però ci provo. È un vestitino sempre con lo scollo a V, così, e che scende, super mega morbido. E ovviamente sempre con la stessa fantasia a cannetta della canottierina, e arriva circa al un po' prima del ginocchio in realtà. Adesso è arrivato il momento di raccontarvi un po' come sta andando la mia carriera universitaria, perché come sempre so che è quello il fulcro dei miei video, quindi mi fa anche molto piacere in realtà parlarvene. Allora, da dove cominciamo? Tipo soffiandomi il naso, ad esempio. Allora, sono appena tornata a casa dalla lezione e vi dicevo prima che appunto è una lezione che in realtà io seguo un po' per non rimanere indietro con gli appunti, ma di base non è un esame che darò, perché avevo cominciato questo semestre con l'intenzione, con l'idea di riuscire a dare tutti gli esami di queste materie che ho fatto questo semestre. Il problema è che a volte si perde un pochino la cognizione di quello che è lo studio, la vita, gli imprevisti, le cose che capitano tutti i giorni, e io avevo un po' perso questa cognizione a marzo, febbraio, quando ho fatto tirocinio, e era bello perché non avevo da studiare, facevo solo tirocinio, ero stanca, morta. Però nella mia testa c'era l'idea che, ok, a maggio faccio le lezioni, studio, do tutti gli esami, fiesta grande. A volte le cose non vanno come preventivate, però voglio farvi un mini discorsino motivazionale, perché boh, a me servirebbe se qualcuno me lo facesse in questo momento, quindi penso che possa esservi d'aiuto. Anche se sembrano molto frasi fatte, non siamo assolutamente il voto che prendiamo, non siamo gli esami che riusciamo a dare, e non siamo la nostra carriera universitaria. E questo vale anche per la scuola, ma ora mi focalizzo molto sull'università, essendo io appunto in questo ambiente al momento. E non siamo nulla di tutto ciò, siamo e saremo, diventeremo tutto ciò che abbiamo accumulato in questi anni di studio. Quindi, sinceramente, mi farebbe tantissimo piacere aver finito questa sessione dando tutti gli esami che potevo dare, perché sarei molto più libera, però non è andata così. È andata che ho lasciato spazio e tempo ad altre cose che mi interessavano tanto, e io sono sempre una molto categorica, tipo adesso c'è l'università, questa è la mia priorità, tutto il resto viene dopo. No, non è così, perché ho fatto così per dei mesi e mi sono messa in una situazione più grande di me, nel senso che ero davvero troppo in. Terribile, e non mi è piaciuto come ha reagito il mio corpo, tanto che appunto lo stress ha avuto poi delle ricadute su di me a livello fisico, non voglio più che risucceda, quindi ho cambiato la mia idea, proprio ho cominciato questa nuovissima esperienza di cui posso già appunto darvi l'accenno, tanto avete visto le foto su Instagram.
Ho cominciato a fare volontariato sull'ambulanza e al momento sono una volontaria del trasporto e spero fra un po' di tempo di diventare anche soccorritrice a tutti gli effetti. Fatto sta che esco in ambulanza, faccio i turni, proprio come un tirocinio, però è tutto volontario. E queste sono le cose che mi rendono felici. Ho ricominciato ad avere una vita privata, finalmente. E questo è straimportante perché qualunque tipo di vita privata tu abbia, in generale, ti migliora tanto le giornate perché è un modo per passare del tempo di qualità, non con i libri, ma semplicemente con nuove persone. Ho passato tempo con i miei amici, eccetera, eccetera. Il risultato è che appunto non riesco a dare tutti gli esami che vorrei dare, ma non è un problema. Adesso mi sono focalizzata sul mega blocco di pediatria, ovvero ostetricia, ginecologia, pediatria e l'area materno-infantile, che è l'esamone di quest'anno per quanto mi riguarda, anche perché a giugno andrò in neonatologia, come già vi ho detto circa 800.000 volte. È fondamentale passarlo alla grande, non per il voto, quanto perché mi rimangano le cose dentro e perché mi servono per questo tirocinio, appunto. E quindi mi sto focalizzando su quello e su un altro esame che è appunto l'esame di scienze della comunità, un po' più astratte come argomenti, mi piace un po' di meno, però non per questo. Non per questo devo studiare di meno, anzi, sto cercando di studiarlo in egual modo all'altro. Quindi questa è la mia situazione universitaria e ci tenevo tanto a fare questo discorso perché penso che sia importante e penso che a volte si perda un po' la cognizione e di ciò che stiamo facendo. E bene, fine argomento università. Adesso appunto sono arrivata a casa e volevo ripetere uno o due argomenti, sempre dell'esame di pediatria. Prima di cenare e dopo cena invece vorrei cominciare a editare questo video in modo che nel weekend ve lo carico, tipo domani, e poi dopo cena vado a ballare con i miei amicotti. C'è un'inaugurazione carina, sperando che il tempo regga, ad esempio, e basta. Quindi ci vediamo dopo. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... C'è un gatto enorme là sotto. Cosa pensi di fare? Dai, Artù. Buongiorno. Le condizioni sono notevolmente variate rispetto a ieri sera. Sono un po' più... così, un po' più gonfia. Oggi è sabato, sono le 9:30 e da brava temeraria sono andata a dormire 5 ore fa, ma devo studiare, quindi mi sono alzata, mi sono armata di forza e coraggio, ora porto fuori Artù e chiudo questo vlog così ve lo carico. Detto ciò vi mando un mega bacio, spero di vedervi presto perché dai, vorrei riprendere questa abitudine. Ciao!